ingresso lampo e subito gol. Però poi oltre a questo, purtroppo per voi uscite una sconfitta. Sì, cioè, mi dispiace perché comunque avevo appena fatto il pareggio e prende gol subito dopo un minuto, brucia ancora di più, anche perché comunque la partita è stata molto maschia e non era facile comunque rimetterla in piedi. Ci eravamo riusciti e dispiace perché comunque uscire senza punti da qui non è quello che ci aspettavamo, ecco. Dopo il pareggio vostro, secondo te cos'è mancato? Un po' di attenzione, è mancata un po' una fase così di gestione un po' del risultato? Sì, sicuramente, perché prendere gol dopo un minuto, magari ci eravamo un attimo, dico rilassati, ma non ci è mancato quel pizzico di attenzione in più da poi andare a ribaltarla, perché prendere gol dopo un minuto significa che ti eri un attimo rilassato, ecco. Però dobbiamo imparare dai nostri errori e rimboccarci le maniche da martedì e lavorare ancora più forte e pensare alla partita di domenica. Eravate in serie utile da 5 partite, mi pare di ricordare. Adesso come si riparte dopo Ma questa si partita? riparte sempre con lo stesso spirito, spirito di intraprendenza, a volte sacrificio, come abbiamo sempre dimostrato, e come appena detto ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo già alla partita di domenica, per portare a casa 3 punti, che quelli sono fondamentali. Ravenna è stato un po' più impreciso del solito, ha influito il sintetico rispetto a un campo normale, da questo punto di vista? Ma sicuramente può aver influito tutto, però al di là di questo magari potevamo avere un atteggiamento un po' più maschile, nel senso comunque sapevamo che questa era una partita di tutte seconde palle, scontri aerei, scontri fisici, e magari potevamo essere un po' più duri in quello. E poi sicuramente il campo sintetico avrà influito, ma relativamente, perché comunque la nostra è una rosa di qualità e il gioco l'abbiamo fatto noi, ecco. Quindi non è, secondo me ha influito relativamente.